Ed eccoci ritrovati al bis di questo giorno, ma è un bis importante perché è tornato a trovarci la Fondazione per la lotta al melanoma. Non è venuto Paola Scelto, ma nel cambio io non ci ho perso, perché ho qui una ricercatrice del suo staff che è Maria Elena Capone e qui una nuovissima, una new entry dello staff di Scelto che si chiama Federica Fratangelo. Partiamo da una persona informata sui fatti, anche lei lo è naturalmente, ma intanto questo staff che sta funzionando alla grande, ci sono delle novità che lo stesso Scelto è andato a toccare con mano ma anche a portare, perché è uno dei luminari più conosciuti al mondo, ci sono delle nuove cure per il melanoma. Vogliamo fare un piccolissimo cappello giusto per spiegare a chi non lo sa ancora che cos'è il melanoma e come lo curate? Dunque, il melanoma è il tumore più aggressivo della pelle ed è causa di morte. Ogni anno si registrano circa 7.000 nuovi casi. La miglior cura per il melanoma è sicuramente la prevenzione, quindi anche un autocontrollo periodico dei nei sulla pelle è fondamentale, quindi verificare se un neo ha cambiato dimensione, colore, forma. Dopodiché, insomma, nel momento in cui il melanoma ha invaso il derma più profondo, scatta la metastasi, e nel momento in cui il melanoma è diventato ormai metastatico è uno dei tumori purtroppo più aggressivi. Fortunatamente la medicina e la ricerca scientifica... Fortunatamente ci siete voi, diciamo la verità, siete lì a diventare miopi su questi strumenti, sempre lì a guardare particelle minuscole, e ci sono delle nuove cure. Sì, per il melanoma metastatico ormai le cure attuali sono sicuramente la target therapy, sono terapie mirate che vanno ad inibire dei specifici pathway che sono alterati nella cellula tumorale. Si chiama target therapy perché appunto in una cellula tumorale abbiamo delle mutazioni genetiche e le proteine che conservano questa mutazione vengono inibite dal farmaco. Quindi è una terapia mirata ad uccidere la cellula tumorale portatrice della mutazione. E non le cellule sane. E non le cellule sane. Questa è una vera e propria rivoluzione. Federica, come l'hanno accolta nello staff di Scelto? Diciamo, il nostro staff è formato da un gruppo molto unito e diciamo anche quando si tratta di nuove iniziative, di nuove cure da mettere in atto, siamo sempre pronti e soprattutto organizzati nel nostro lavoro. E ci stiamo organizzando appunto per quanto riguarda la messa in atto di queste nuove terapie e si spera insomma di riuscire. Io conosco Scelto da più tempo di lei e so che lei ha una grossa responsabilità, perché conosco come lavora Paolo. Paolo dice: ogni persona del mio gruppo è per me fonte di ricchezza, ma l'ultimo arrivato è quello che può portare quella scintilla, quella novità, quella cosa a cui nessuno aveva pensato. Però vorrei che passasse anche questo messaggio, che il vostro è un lavoro metodico, quasi da ragionieri, voi dovete fare calcoli, non dico noioso, ma quasi, non è che ogni giorno c'è quella scintilla. No, però ogni giorno siamo portati ad approfondire sempre di più quello che stiamo facendo. Insomma, anzi, non è un lavoro statico, è dinamico, perché dobbiamo comunque aggiornarci su le nuove scoperte che praticamente vengono pubblicate quasi all'ordine del giorno. Quindi Quanti siete nello staff di Paolo? Siamo come ricercatori, poi c'è tutto lo oncologi, dei dermatologi, un bel gruppo, insomma. E adesso sette? Sei compresi. Compresa. Lei è arrivata lì. Se l'aspettava che ci fosse questo modus operandi, questa disciplina? Perché poi Paolo è così sorridente, ma così rigoroso, così preciso.
Ovviamente, diciamo, il dottore ha una sua fama, quindi si sa, insomma, sapevo cosa... Lei è arrivata cosa... preparata. Sì, 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 preparata. Ero arrivata preparata. E una cosa che mi ha sorpreso è, diciamo, il modo in cui sono stata accolta all'interno del gruppo, perché ovviamente, essendo l'ultima arrivata, insomma, magari, non so, si pensa di essere messa all'ultimo posto, invece devo dire che... No, è... sì, mi sono messa subito al lavoro e mi sto integrando un po' alla volta. Paolo ci sta guardando e sa cosa sto pensando, perché sì, so lui come lavora. Federica, volevo chiederle questo. Si aspettava, poiché loro me l'hanno detto in altri incontri, si aspettava il contatto così stretto con i pazienti? No, assolutamente no. Questa è una, anche sì, un elemento è una di novità, perché non si sta rinchiusi nei laboratori. Esatto, si partecipa. Cioè, e che effetto le ha fatto? Cioè, lei non è un medico, è un ricercatore. No, non ero abituata, però diciamo, è una parte emozionante anche del lavoro, che quindi non si riduce solamente alla parte pratica, ma c'è, è molto vario come lavoro. È interessante. Bene, è sì, sì, sì. Cara Maria Elena Capone, perché prima facevamo un giochetto per ricordare bene il nome. Maria Elena, ci può spiegare com'è la giornata tipo di una ricercatrice, di un ricercatore all'ospedale Pascale? Perché lo diciamo ai telespettatori, la Fondazione per il Melanoma è appoggiata all'ospedale Pascale della collina di Napoli. Come funziona la sua giornata? È chiaro, va lì, indossa il camice, sì, e poi scatta qualcosa che vi rende speciale. Si va in reparto e per esempio per i nuovi ricoverati di melanoma raccogliamo, insomma, delle provette di sangue, da cui poi in laboratorio estraiamo DNA ed RNA per farci appunto le analisi molecolari successive. Un'altra parte della giornata invece la passiamo a scrivere progetti per finanziamenti o comunque per aggiornarci appunto sulle attività scientifiche. Quando c'è il contatto con i pazienti? Quando appunto c'è? Quando andiamo, c'è il giro dei medici? Sì, quando andiamo in reparto e spesso, insomma, al momento del prelievo dobbiamo essere presenti, perché se dobbiamo finalizzare per esempio il campione alla raccolta di cellule del sangue, dobbiamo essere presenti al prelievo, proprio perché deve venire istantaneamente la procedura. Quindi, insomma, è comunque un aspetto, come diceva lei, emotivo, perché c'è una persona dietro quel prelievo e si spera, insomma, che possa andare bene, insomma, la terapia. Quando il dottore ha scelto, dice: Federica, cosa ne pensi? È meglio far finta di non aver capito o rispondere subito a qualcosa? Meglio rispondere subito. Ecco, ma accade questo? Cioè, accade che una persona, un esperto come Paolo, possa chiedere all'ultimo arrivato la sua opinione, no? È normale nella sua prassi. Sì, certo. Comunque lui cerca sempre di tenere in considerazione le opinioni di tutto il suo staff. E, è capitato che, sì, che mi abbia chiesto... Ovviamente, non essendo arrivata da poco, non aspetti, diciamo, nel dettaglio per quanto riguarda il lavoro, ma sempre molto in generale, quindi... Però aiuta anche ad inserirsi. Certo, sì, sì. Parliamo della Fondazione per la Lotta al Melanoma, questa bellissima invenzione, questa grande idea di Paolo Ascierto. La Fondazione fa quell'attività che lei diceva prima, l'attività di prevenzione, sì. Si autofinanzia, nel senso che ci sono dei donatori che aiutano. E poi gira per le scuole, produce cartoni animati. Sì. Ci parli un po' della Fondazione Melanoma, che lei vive dal di dentro e conosce bene. Beh, io personalmente con la Fondazione Melanoma ho la borsa di studio finanziata appunto da questa Onlus. Poi appunto le altre campagne di informazione sono le pillole di melanoma, che sono questi piccoli cartoni animati, proprio per mettere per far conoscere questa malattia, che forse viene presa un po' sotto gamba, perché un neo ce l'abbiamo tutti sulla pelle, però insomma, fare una corretta prevenzione e insegnare ai bambini come proteggersi già da piccoli è fondamentale. Quindi il dottor Ascierto è impegnato insieme
al gruppo di dermatologi proprio a girare per le scuole elementari proprio per far conoscere questa malattia e per insegnare ai bambini come farsi proteggere dai genitori quando vengono esposti al sole, perché insomma è una cura del genitore, certo. Di prevenire insomma determinate cose per determinate malattie nei figli. E, altre iniziative sono il fumetto che grazie alla Comics insomma è stato pubblicato con una storia proprio in cui viene spiegata come avviene il processo diciamo di cancerogenesi e poi insomma e poi quest'anno c'è stato il calendario con i vostri amici Made di Made in Sud, certo. Che si sono prestati chiaramente gratuitamente e sì. Il calendario serve anche per finanziare la ricerca, certo. E tutta questa attività. Insomma, se ho capito bene, quando il dottor Ascelto dice ragazzi si esce, non è per una gita, ma dovete andare nelle scuole. Il tempo a nostra disposizione è passato, naturalmente incontreremo ancora i nostri amici, sono diventati anche i vostri, della Fondazione Melanoma. Domani abbiamo un altro appuntamento con lo spazio dedicato alla medicina, incontreremo gli specialisti della clinica Sanatrix e poi la prossima settimana, non ho deciso ancora il giorno, ma non so se voi... Ma Paolo deve tornare. Grazie. Il programma naturalmente continua dopo la pubblicità. Lucio Pirri.